Nisargadatta, al secolo Maruti Campli, nacque a Mumbai nel 1897 e morì nel 1981. Era figlio di contadini e poi divenne proprietario di un negozietto di tabacchi a Mumbai. Era un arrotolatore di bidi, i sigarini di foglie diffusi ovunque in India. Dotato di grande acume spirituale, era solito discutere tali argomenti con i conoscenti. Nel 1933, a 36 anni, tramite un amico conobbe il guru Sri Siddharameshvara Maharaji. Il maestro gli ispirò totale fiducia e lui seguì i suoi insegnamenti con fede assoluta. Dopo pochi anni il maestro lasciò il corpo, ma seppure Maruti ebbe rare occasioni di incontrarlo, grazie alla sua tenace passione per la verità e alla fiducia nel maestro, in soli 3 anni di fervente autoindagine raggiunse la liberazione finale. Il guru gli aveva detto: "Tu non sei quello che credi di essere", e poi gli indicò come attraverso un'intensa autoindagine, Atma Vichara, potesse riconoscere di essere l'assoluto da cui emergono i mondi. La suprema conoscenza e saggezza, Inanna, è conoscenza del sé e consiste nel riconoscere d'essere pura coscienza, lo stesso Brahman, e accettare il gioco spontaneo degli elementi che si manifestano attraverso il corpo e la persona. Nisargadatta Maharaji riconosceva che il mondo è inesistente in assenza del sé e conduceva l'interlocutore a intuire il paradosso non dualista, secondo il quale il mondo è illusorio, solo il sé è reale, il sé è il mondo. La sua vita è un esempio di semplicità e coerenza. Raggiunto il risveglio, tornò alla vita normale di sempre. Non creò ashram, né accettò discepoli o denaro, ma per tutta la vita mise a disposizione una stanzetta per ricevere chiunque fosse interessato a cercare la verità. La profondità delle sue parole attirarono studiosi e ricercatori da ogni parte del mondo. Nisargadatta Maharaji non conosceva il sanscrito, usava parole semplici e non scrisse mai nulla. Tuttavia, la trascrizione dei suoi dialoghi improvvisati con i visitatori sono tra i testi più importanti della spiritualità moderna e della saggezza perenne. L'insegnamento di Nisargadatta Maharaji non è per principianti, infatti, benché sia espresso in parole semplici, realizzare ciò che indica rappresenta la più alta conoscenza. Nella sua bibliografia in italiano, Io sono quello, il nettare dell'immortalità, l'esperienza del nulla, la medicina suprema, alla sorgente dell'essere, essere è amore, nessuno nasce, nessuno muore. Oltre la libertà. Era l'anno 1981 e un devoto di Bhagavan Sri Satya Sai Baba di nome Jnanamurti Nisargadatta Maharaji viveva nel Maharashtra. Durante una delle sue conversazioni con i suoi seguaci, uno di essi proveniente dal Ketvadi fece una domanda a Sri Nisargadatta: "Maharaji, chi è Sai Baba?" Maharaji non gli diede una risposta chiara, ma a sua volta gli fece questa domanda: "Quand'è che ha lasciato il corpo Shirdi Sai Baba? E quando è nato Satya Sai Baba?" Il seguace gli rispose che Shirdi Sai era morto nel 1918 e Satya Sai era nato nel 1926. Il seguace non comprese l'importanza di queste domande e gli chiese nuovamente: "Maharaji, io non ho capito che cosa hai inteso dire." Nisargadatta replicò: "Bhagavan Baba è un pieno Parama Brahma Avatar." Questa risposta soddisfò il seguace
Isorgadatta sondò ulteriormente l'ospite facendogli questa domanda: cosa hai capito di Sai Baba? L'ospite cercò di dare una risposta profonda e onesta, meditandoci sopra. Nisargadatta ruppe il silenzio dicendo: prima devi essere interessato a conoscere il tuo stesso sé e poi potrai capire chi è Satya Sai Baba. Questa risposta ebbe un forte impatto sul seguace, che iniziò a pensare a lungo a queste parole. Tempo dopo, egli ebbe l'opportunità di conversare con Satya Sai Baba e gli chiese: Baba, io non sono in grado di comprenderti. E Baba gli rispose: prima cerca di comprendere te stesso, poi capirai me facilmente. Baba poi si allontanò dicendo: c'è solo una domanda e nessun'altra. Il devoto ricordò le parole di Nisargadatta Maharaji quando lo incitò dicendogli: conosci te stesso e saprai chi è Bhagavan. Una volta Howard Marfet disse a Baba: Baba, nella tua vita precedente eri Shiv di Sai, vero? Dopo 8 anni dal Mahasamadhi di Shirdi sei nato come Satya. Dove sei stato in questi 8 anni? E Baba rispose: dove vuoi che sia stato? Io sono sempre presente in tutto l'universo. Non c'è niente come un altro posto per me. Io sono l'universo. Bye.
quando sei grande.